Bene, carissimi, ecco il messaggio della Regina della Pace dato attraverso Maria di Međugorje il 25 maggio del 2016. Cari figli, la mia presenza è un dono di Dio per tutti voi ed un'esortazione alla conversione. Satana è forte e desidera mettere nei vostri cuori, nei vostri pensieri, disordine e inquietudine. Perciò, figlioli, pregate, perché lo Spirito Santo vi guidi sulla via retta della gioia e della pace. Io sono con voi e intercedo presso mio figlio per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Amici, ricordate il messaggio del 25 aprile dove la Madonna dice che il suo cuore sanguina guardandoci nel peccato e anche nelle abitudini del peccato, e ci aveva fatto un fortissimo appello a cambiare vita, cari amici, e certamente forse qualche frutto c'è stato, però è chiaro che la Madonna è ancora in attesa di vedere i frutti di questo suo appello, quando ci ha detto: il mio cuore immacolato sanguina guardandovi nel peccato e nelle abitudini peccaminose, vi invito, ritornate a Dio e alla preghiera affinché siate felici sulla terra. E questo la Madonna ci aveva esortato a fare. Oggi si vede che la Madonna ribadisce quel messaggio in un modo più dolce, in attesa di vedere i frutti di quel suo appello angosciato di madre che non si rassegna a vedere i figli perire nel peccato. E ci ricorda, cari amici, che avvicinandosi, non dimentichiamo che il prossimo messaggio del 25 giugno sancirà i 35 anni di apparizione. La Madonna è qui per ricordarci che questa presenza è un dono di Dio per tutti noi. Questa presenza è una grande grazia che la Madonna ha ottenuto di prolungare nel tempo. E in più di un'occasione la Madonna ha detto che mio figlio mi ha concesso di stare ancora con voi, e lei stessa chiede questa immensa grazia di accompagnarci in questo tempo difficile in cui Satana è sciolto dalle catene. Purtroppo, cari amici, questa presenza è una presenza che quelli che hanno risposto alla chiamata non valorizzano fino in fondo, perché si stancano, perché comunque la danno per scontata, entrano nell'abitudine, non sentono la grazia immensa di questa presenza, cari amici, come il sole, insomma, è un per scontato che al mattino sorgesse, ma immaginate se un mattino non sorgesse il sole. E quindi la Madonna ci ha anche detto una volta che quando non verrò più e non vedrò più i messaggi, rimpiangerete il tempo che avete perduto. L'importanza, cari amici, dunque, di comprendere che questa presenza è un dono di Dio, che la nostra generazione ha avuto un'immensa grazia di avere Maria come madre e come maestra. Questa presenza, cari amici, ci dice tante cose. A me personalmente dice soprattutto il fatto che la Madonna appaia, vuol dire che, insomma, porta il paradiso sulla terra, insomma, porta la speranza sulla terra, porta sulla terra quello che è lo sbocco della nostra vita, cioè l'eternità. Ci apre la porta verso il cielo, ci indica la meta a cui dobbiamo tendere. La Madonna è un abitante del paradiso, anzi, diciamo così, è quella che è più nel cuore di tutti, nel cuore della Santissima Trinità, scendendo in mezzo a noi, lo fa per indicarci qual è il golfo di luce verso il quale siamo in cammino, che è il cuore stesso della Santissima Trinità. E perciò questa sua presenza, il solo fatto che è presente, è una esortazione alla conversione, cioè a lasciare la via della rovina, la via dell'effimero, la via del peccato, la via della morte, la via anche della sterilità spirituale, la via anche della, come dice, il traccio staccato dalla vite, no? Se secco. È proprio la via del vuoto della vita. La sua presenza, il suo fatto che venga, è un chiamare i suoi figli sulla via che la Madonna dice retta via, che è quella della gioia e della pace, cari amici.
Non diamo per scontato che la Madonna venga sempre, arriverà il momento in cui forse rimpiangeremo per non aver messo a frutto la grazia immensa della sua presenza, specialmente di tutti quelli che neanche prendono in considerazione questa sua presenza, come lei ha detto, che è un numero enorme neanche li prende in considerazione, cioè siccome è un numero enorme non prende più in considerazione Dio e neanche Gesù Cristo è provato a inviare sua madre, ma neanche lei prendono in considerazione. Perché? Perché la gente preferisce seguire il demonio e si lascia attrarre da lui, dall'illusione che l'uomo è il padrone del mondo, che è il padrone della sua vita, e che la sua vita è sua, ne fa quello che vuole. E questa illusione è quella che attira e che seduce gran parte dell'Occidente, insomma. Ma detto questa illusione di fare a meno di Dio, di aver eliminato Dio, di indicare se stessi come Dio, è un inganno del demonio. Per quello che la Madonna dice, Satana è forte, è certo che è forte senza la grazia di Dio, noi diventiamo zimbelli. Siamo come ranocchi che guardano gli occhi del serpente e si gettano nella sua bocca. Capito? Non è che lui ha bisogno di fare chissà che cosa, basta che ci allontaniamo da Dio che subito siamo suoi. La forza di Satana è forte perché noi siamo deboli, e noi siamo deboli perché noi non preghiamo, non ci attacchiamo a Dio, non ci lasciamo guidare dallo Spirito. Satana è forte e desidera mettere nei vostri cuori e nei vostri pensieri disordine e inquietudine. Cari amici, quelli che abbandonano Dio, quelli che abbandonano il demonio sono come accecati. Hanno pensieri strani, pensieri sbagliati, e hanno nel cuore, il cuore ribolle di passioni, di inquietudini, i vizi capitali si risvegliano come le teste di un'idria, e affamati cercano con questa fame di mondo di soddisfare se stessi, e diventiamo schiavi, cari amici, accecati dalle passioni e schiavi dalle passioni e infelici, cari amici. Questo è quello che Satana fa, e così, cari amici, illudendoci di essere liberi, in realtà siamo schiavi del peccato e quindi schiavi del principe di questo mondo. Quante volte la Madonna nei messaggi di Medjugorje ci ha detto che Satana è forte e desidera mettere nei nostri cuori che cosa? Pensieri disordinati, pensieri strani. Per esempio adesso la prepotenza, la guerra, il denaro, tutti questi miraggi, sono miraggi ingannevoli, e quindi inquietudine nel cuore, e quindi rabbia, quindi desiderio di sopraffare, quindi sentimenti di annientamento, di morte, insomma, è tutto quello che sperimentiamo quando siamo nel peccato. Perciò la Madonna ci dice, voi figlioli, proprio perché, per non diventare schiavi del demonio, voi figlioli pregate. Come ci ha detto il Papa nella catechesi di ieri, dicendo che è guai se non preghiamo, la preghiera è l'anima della nostra giornata. La preghiera, per il Papa, è sempre efficace. Ovviamente poi non basta la preghiera, così come non basta la macchina e la benzina. Poi il serbatoio deve essere pieno, poi però devo metterci la volante, così. Anche la preghiera è come la benzina, cioè come l'anima, che poi anima tutta la nostra attività. Perciò la Madonna ci richiama, come sempre, alla preghiera, pregate, e pregando, come si è detto anche il Papa ieri, noi pregando ci incontriamo con Dio, prendiamo la forza di Dio, la luce di Dio, la grazia di Dio, pregando lo Spirito Santo entra nel nostro cuore, ci guida sulla retta via della gioia e della pace. Vedete quindi, cari amici, la contrapposizione ben precisa che c'è, cioè la via del male, la via della morte, la via del demonio porta all'accecamento e porta alla... La Madonna la chiama inquietudine, ma non pace, a quel disordine delle passioni che
fanno del nostro cuore un groviglio di vipere, insomma. E lo vediamo, lo sentiamo noi quando lo sperimentiamo, lo vediamo anche chi ci sta vicino a noi, quando nei cuori c'è il disordine e l'inquietudine. Quindi la via del demonio, disordine e inquietudine, la via di Dio, gioia e pace. Questa è la via che dobbiamo intraprendere, incominciando col rinnovamento della preghiera. E poi dice: io sono con voi, la Madonna è con noi. Cerchiamo di comprendere la grandezza di questo dono della sua presenza e intercedo presso mio figlio per voi, cioè la Madonna prega per noi, per ognuno di noi. E a volte la Madonna ha anche detto: intercedo presso mio figlio per voi e con voi. Ci chiama anche a unirci alla sua intercessione per chiamare quelli che sono lontani, perché abbiano la grazia della salvezza. Invece di additare il dito su quelli che fanno parte dell'esercito del male, invece di puntare il dito con quelli, preghiamo per la loro conversione, che è quello che la Madonna ci chiede. Rivediamo dunque, cari amici, questo messaggio dalla Regina della Pace. Cari figli, la mia presenza è un dono di Dio per voi, per tutti voi, ed un'esortazione alla conversione. Satana è forte e desidera mettere nei vostri cuori, nei vostri pensieri, disordine e inquietudine. Perciò voi, figlioli, pregate affinché lo Spirito Santo vi guidi sulla via retta della gioia e della pace. Io sono con voi e intercedo presso mio figlio per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari amici, adesso abbiamo in diretta sulla Radio Maria Mario di Mengiugorri, che ci riferisce il messaggio della Regina della Pace di oggi 25 maggio 2016. Ciao Maria! Ciao Padre Livio, ciao a tutti i radioascoltatori qua da Međugorje, che oggi finalmente è arrivato anche sole, ma con la freschezza di ogni 25, come ogni mese, anche oggi la Madonna ci ha dato un messaggio. E il messaggio è il seguente: cari figli, la mia presenza è un dono di Dio per tutti voi ed una esortazione alla conversione. Satana è forte e desidera mettere nei vostri cuori e nei vostri pensieri disordine e inquietudine. Perciò voi, figlioli, pregate affinché lo Spirito Santo vi guida sulla via retta della gioia e della pace. Io sono con voi e intercedo presso mio figlio per voi. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Danas kao svakog 25. mjesecu, gospodalo ovu poruku. Draga djeco, moja prisutnost je dar od Boga za vas, za sve vas, i poticaj na obraćenje. Sotona je jak i želi u vaša srce i misli staviti nered i nemir. Zato vi, dječice, molite da bi vas Duh Sveti vodio pravim putem radosti i mira. Ja sam s vama i zagovaram pred mojim sinom za vas. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Mario, facciamo una piccola riflessione allora sul messaggio. Volevo chiederti, Maria, noi a 25 giugno facciamo il 35esimo anniversario della presenza quotidiana della Regina della Pace qui sulla Terra, e la Madonna dice che è un dono di Dio e un'esortazione alla conversione. E quello che volevo dire, chiederti questo, Maria, ma non ti sembra che noi ci siamo un po' troppo abituati a questa presenza e non ci rendiamo conto che tutto questo tempo è una grazia che nessuna generazione ha mai avuto? Non solo, io credo che la presenza della Madonna è una freschezza per l'umanità, è anche un dono da Dio, perché ci sta portando la Madonna sulla via dei comandamenti di Dio.
alla conversione. E queste esortazioni che la Madonna sta dando per tutti noi sono per me un dono, come la Madonna dice, come lei riconosce sempre. Dio mi ha permesso di essere in mezzo a voi. E questo io con tutto cuore, con questa freschezza che Dio ci sta dando anche oggi, questa presenza della Madonna che è così incredibile, così forte, ma stesso momento è un dono. È un dono come noi lo vediamo ogni giorno. La Madonna ha anche detto in un messaggio a Miriana, no? Comunque Madonna dice tantissime cose, anche dei messaggi alla parrocchia. Cioè, la Madonna ha detto che sì, molti hanno accolto la mia chiamata, però un numero enorme di persone non mi hanno preso neanche in considerazione. Cioè, non abbiamo questa grazia, non abbiamo capito la grazia immensa di questa presenza. Sì, c'è la. Non è solo questo, perché io credo che ci sono tante persone che sono partite, che sono ritornate alle loro case, nelle loro parrocchie, e hanno gruppi di preghiera. Io quando guardo gruppi di preghiera c'è una immensità di persone che hanno cambiato radicalmente la loro vita. Ma dall'altra parte il paganesimo è forte. Oggi con tutti i mezzi, guardiamo, non lo so, andiamo nell'internet, andiamo nella televisione, andiamo ormai nella società moderna di oggi, Dio non esiste, non c'è spazio per Dio. Se cominciamo a guardare, se non c'è quello che la Madonna sta facendo, quello che nelle nostre parrocchie io vedo. Io mi ricordo già primi anni quando sono venuta in Italia e ho cominciato a vivere in Italia, momento di adorazione era, come si chiama, 40 ore, giusto? Sì. Era che il sacerdote andava fuori, portava Santissimo, lo lasciava là tante volte con quelle 10-20 persone e poi ritornava, riprendeva, rimetteva Gesù nel tabernacolo e finito. Oggi invece vedo che c'è la realtà, tante realtà di adorazione. Io sono andata in una città ultimamente a fare un giro, diciamo, turistico e ho detto cosa si può vedere? Sì, monumenti, questo. Poi mi hanno detto questi amici, ha detto, ah sai, qua c'è la cappella di adorazione. E ho cominciato a curiosare da quando è cominciato, come è cominciato. Grazie a un sacerdote venendo a Medjugorje, questo sacerdote ha cominciato adorazione. Oggi questa città ha una cappella di adorazione. E questo sono quelli piccoli frutti, piccoli doni che sono immensi per una città avere una cappella di adorazione, un ospedale. E dico, ci sono le realtà che ormai sono diventate la nostra vita. Non è solo parrocchia, ma anche la vita negli ospedali, movimenti, preghiere, parrocchie, gruppi di preghiera. Io posso dire con tutto cuore quello che tante volte nel proverbio si dice, che si sente più un albero che cade che una foresta che cresce. Io sono sicura che c'è una foresta di buone abitudini, di buone persone, buoni cuori che stanno facendo tante cose belle, anche giovani. Noi tante volte guardiamo solo la parte negativa, invece la Madonna vede, ci, come lei dice, ci chiama alla conversione sempre, ma stesso momento dice dobbiamo essere più liberi. Io credo che oggi noi dobbiamo essere più decisi, più liberi, più forti, cercando di pregare e anche di testimoniare. Cioè, oggi vediamo, insomma, molti che si allontanano, ma molti che si convertono anche. Questa è una verità, eh. Io oggi, ad esempio, ho incontrato una persona che mi ha detto, io voglio testimoniare, oggi mi sono confessato e ho detto al sacerdote, io sono prima volta venuta a Medjugorje, mi sono confessato, pianto tanto perché io ho cercato anche suicidio, perché la mia vita non aveva più senso. Ma oggi vedo che la mia vita, anche mia testimonianza, che io adesso ritorno e vado a fare la testimonianza, vuole essere speranza nell'una vita nuova. Perché questo che
uno che arriva a suicidio significa che non ha più senso della vita. Poi il Signore le dà opportunità. Questa è la grazia dello Spirito Santo. Opportunità abbiamo tutti. Certo. Diceva Padre Livio. Questa è proprio la grazia dello Spirito Santo. Come dice la Madonna, queste conversioni sono l'opera dello Spirito che tocca i cuori. Sì, perché io credo, noi possiamo fare quello che vogliamo, perché siamo liberi. Possiamo andare nel peccato fino in fondo, inferi. Ma se vediamo la nostra vita con comandamenti di Dio, che tendiamo di dire io mi converto, mi voglio convertire ogni giorno, giorno per giorno, di più che la Madonna dice, diventi santo, prendi le vite di santi, imitali. A quel punto diventa la nostra vita cosa? Imitazione di Cristo, imitazione della Madonna, imitazione di santi. E poi la nostra vita diventa all'inizio un'abitudine. Io mi ricordo primi anni, cosa abbiamo fatto? Pregato, perché non sapevamo cosa fare, non sapevamo tante cose, ma abbiamo pregato con cuore. Oggi cosa facciamo? Preghiamo con cuore. Io tante volte dico, quello che faccio, faccio con amore, con cuore. Poi il Signore sa, Lui pesa, ma dentro il mio cuore so che lo sto facendo con amore verso Gesù. Anche una testimonianza, anche un piccolo dolcetto, anche una cosa, un sorriso. E tante piccole cose. E queste piccole cose fanno grandi cose. Perché fa a tal punto che la nostra vita comincia a essere una vita nuova, una vita di testimonianza. Ieri, parlando con un sacerdote che è venuto per fare un ritiro qua a Medjugorje, mi ha detto, Maria, io te conosco da proprio, è venuto qualcosa come 86. Ha detto, eri piccola, eri brutta, adesso sei vecchia e sei ancora brutta, ma sei così bella. Perché vedo che il Signore ti ha plasmato, che ti sta lavorando su di te. E io gli ho sorriso, ho detto no, io sono bella perché sono immagine di Dio, a rispondere a lui per dire, ma io ero come un riccio. Oggi non ho più paura, non sono più riccio. Perché il Signore, mi sono lasciata plasmare dal Signore. E il Signore ci sta usando, ci sta trasformando, che diventiamo belli. Anche per dire belli, in modo che modo questo mondano, che ci stiamo, non lo so, gonfiando le labbra o non lo so, tingendo capelli o non lo so in che modo. Ma Signore, Madre Teresa era brutta o era bella? Era bellissima. Era bellissima, ma era gobba, era vecchia, con le rughe, era bellissima nel modo. Anche dicevano queste persone più famose, dicevano era bellissima, perché Spirito Santo l'ha plasmato, l'ha trasformato e lei è diventata Madre Teresa di Calcutta. E io credo che ognuno di noi può diventare questo, cioè, non belli esteticamente, ma spiritualmente, che questa parte spirituale, come si chiama, di cuore. Anche la persona che diventa bella spiritualmente e non c'è più quel estetismo esterno, come tante volte noi immaginiamo le persone che si trasformano attraverso un intervento chirurgico, eccetera. Ma la Madonna guarda cuore, la vita è quella. Come dice Santa Scrittura, quelli più robusti 80 anni, meno robusti 70. Io tante volte quando faccio testimonianza dico 100 anni, ma i nostri 100 anni qua sulla terra cosa abbiamo fatto? Senti Maria, però comunque quello che colpisce molto Medjugorje è che abbiamo, sì, nel tempo, perché poi la conversione si misura nel tempo, abbiamo visto tutti quanti noi dei morti che sono risuscitati e delle persone che erano grandi peccatori e che si sono incamminate sulla via della santità, veramente il Signore chiama anche i peccatori alla santità. È vero, io mi ricordo una esperienza bellissima, un sacerdote americano che gli hanno offerto viaggio di venire a Medjugorje, perché lui ha lasciato sacerdozio e ha detto,
e questo amico medico le ha detto: io ti mando, vai a questo posto, vai. Io mi ricordo, venendo a Medjugorje, ha perso il suo bagaglio. Lui, che faceva doccia due volte al giorno, era un sacerdote perfetto, diciamo, era nell'una parrocchia ricca, e andava a giocare golf, una cosa l'altra, ma poca preghiera, tanti impegni, ma poca preghiera. E quando è venuto, per dire, il Signore ha fatto a tal modo che ha perso anche anche il bagaglio. E quando mi sono accorta che lui non celebrava più, io aiutavo le suore in sacrestia, e quando mi sono accorta che lui non celebrava più la messa, cosa ho fatto? Ho preso, alla sera tardi, tipo a mezzanotte, l'ho portato da Padre Ioso, e ho detto: Padre Ioso, guarda tu, io non parlo inglese, trova qualcuno, tu sei sacerdote, parla con lui, perché questo sacerdote io ho visto che non celebra la messa. Poi lui è andato, ha parlato, era mezzanotte che siamo andati sulla finestra di Padre Ioso a buttare le pietre, immagina, lui era a Ticaglina, a buttare le pietre sulla finestra, e lui dalla finestra ha detto: ma chi è? E noi abbiamo detto: Padre Ioso, siamo noi, vogliamo parlarti, c'è una cosa urgentissima. Perché questo sacerdote era perso, è morto, adesso posso raccontarlo, perché è morto da santo. Ha già comprato la casa, ha preparato un lavoro nuovo che lasciava sacerdozio, eccetera. Lui è morto un sacerdote santo, perché ha avuto rinascita qua. Il Signore l'ho plasmato, l'ho trasformato, lui ha ricominciato a vivere non più come un uomo di affari, sacerdote, ma come sacerdote. E io mi ricordo, grazie a lui e altri sacerdoti della sua diocesi, anche suo vescovo è venuto qua a Medjugorje e ha detto: io ho visto trasformazione di questi sacerdoti, e io sono venuto proprio per questo, perché ho visto un radicale conversione di questi sacerdoti. E tante, immagina, Padre Livio, quante persone ho conosciuto, e tante volte mi viene voglia di scrivere tutte queste testimonianze. Sì, sì, solamente il cielo li conosce. Comunque il miracolo della conversione l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, è il miracolo più grande che esiste qui su questa terra, le persone che cambiano vita, ed è questa la grande speranza che abbiamo oggi, e anche il frutto più bello della presenza della Madonna. Sì, perché poi in realtà è buon Dio che cambia cuori, buon Dio che, come dice la Madonna, io intercedo davanti mio figlio, perché Signore, quando prende cuore, quando lo cambia, non c'è una spiegazione, perché il Signore fa nel modo meraviglioso, perché le persone che io vedo tante volte, quando si confessano, quando davvero aprono cuore, è una cosa bellissima, incredibile, perché conversione che hanno è così bella. Perché nell'altra parrocchia dici: ma non ho coraggio di aprire il mio cuore, non ho coraggio di confessare questo peccato. Invece qua è quasi una cosa normale, perché siamo sotto manto della Madonna e ci sentiamo sicuri, ci sentiamo, come si chiama, disarmati. Sì, sì. Non c'è più quello che pensa mondo, quello che dice sacerdote, avrò coraggio di dire. No, è la volontà di cambiare radicalmente la nostra vita. E questa è la cosa meravigliosa. Sì, è il desiderio di rinascere proprio. Sì. La Madonna comunque ci dice anche di pregare, perché Satana è forte, e senza la preghiera ci crea la confusione mentale e ci toglie la pace. Sì, ci mette inquietudine, ci mette per dire, nei nostri cuori, nei nostri pensieri, ma probabilmente quello che oggi il mondo vuole, proprio mettere disordine, mettere inquietudine, mettere, per dire che diventiamo tutti come le pecore, dove c'è un cespuglio corriamo di io non lo so, ma io credo che diventiamo proprio, il mondo vuole che diventiamo figli di mondo, invece Dio dice: no, voi dovete essere liberi, perché il Signore ci dà una libertà tale di figli di Dio, perché ci ha creato. Infatti la Madonna non ci obbliga, ma ci chiama.
anche come saggio, noi possiamo viverli o non viverli, possiamo convertirci o non convertirci, ma io dico, ci conviene perché per questi pochi anni stiamo giocando eternità. Certo, sì, è altro che... Senti un po', Maria, comunque qui è un messaggio molto bello, perché la via di Dio è gioia e pace. La via di Satana è disordine e inquietudine, proprio sì. lo sperimentiamo noi quando siamo nel peccato, che è disordine e inquietudine, e lo sperimentiamo nel nostro cuore, che quando ci confessiamo, ci rimettiamo sulla retta via, abbiamo veramente la gioia e la pace, non sono cose campate per aria, insomma. È vero, ma io tante volte lo vedo che quando siamo con Dio viviamo sui comandamenti, quando siamo senza Dio o quando cerchiamo con le nostre forze, a quel punto siamo, tante volte vedo che vanno da questi maghi, stregoni, oggi c'è Reiki, come si chiama, tutti questi meditazione, diciamo, meditazione di come si chiama? Asiatiche, diciamo. Sì, che tante volte dici Gesù misericordia, perché sì, sì. Nonostante, perché nel nostro cuore, nella nostra anima, cerchiamo la pace, e se non lo troviamo lo cerchiamo da questi maestri moderni che ci stanno attraverso le yoghe, attraverso ginnastiche, attraverso tante cose, meditazioni, eccetera, stanno cercando stiamo cercando. Ma purtroppo stiamo cercando tante volte nel posto sbagliato. Invece Dio ci ha creato e solo in Dio possiamo trovare la pace. E questa è la Maria, credo. Senti Maria, perché domenica prossima è la festa dell'Eucaristia, e dovremmo dire che veramente la Madonna al Dia Medjugorje ha messo l'Eucaristia al centro di tutto. È vero, noi stanotte abbiamo, come ogni 25 del mese, abbiamo la veglia, tutta la notte adorazione qua a Medjugorje, e per noi è domani, Corpus Domini. È giovedì, sì. Sì, ma la messa, fin dall'inizio la Madonna ha messo la Santa Messa quotidiana proprio nella vita della parrocchia. Sì, la Madonna noi diciamo qua a Medjugorje, questa è terra della Madonna. E la Madonna ha fatto dall'inizio, tante volte ci meravigliamo, io quando arrivano giovani li provoco un po', mi piace, perché dico, ma immaginate quando hanno costruito la chiesa, la parrocchia di Medjugorje si svuotava, i giovani andavano nelle città, e quando hanno costruito la chiesa, la parrocchia, hanno detto, ma cosa fanno una parrocchia, una chiesa così grande che sembra un aeroporto, oggi è piccola, sì. La collina della croce hanno portato su cemento, la sabbia, ghiaia, su per costruire questa croce immensa. Oggi si fa via Crucis. Ogni pellegrino che arriva ha chiamato, poi mancava una cosa, la collina dell'apparizione, la Madonna è apparsa. Per dire, c'è questo triangolo, che noi diciamo triangolo fortunato, prediletto di Dio, che lui ha già, per dire, nei nostri pensieri non era, ha usato quel parroco che ha costruito quella chiesa, ha preso un altro parroco che ha chiesto a parrocchiani di costruire questa croce, per dire, ma tutto era nel progetto di Dio, anche la nostra vita è nel progetto di Dio, anche noi siamo nel progetto di Dio, e questa è la meraviglia. Sento un po', Maria, ma 35 anni non sono un po' troppi? No, sono pochissimi, padre Leo, perché quei 5-10 minuti con la Madonna che abbiamo non sono 35 anni, ma sono è paradiso, perché è una sfida che sta mettendo Dio a noi tra paradiso e inferno, perché c'è scelta, e credo che la Madonna con la sua presenza è invito per tutti noi, decidetevi per paradiso. Certo. E per vita eterna. Sì, perché se la Madonna c'è, vuol dire che il paradiso c'è. Esattamente. E poi la cosa più bella, ogni giorno io quando sono con la Madonna, e finisce il momento dell'apparizione, finisce il momento
le parte, e dentro il mio cuore ho questo desiderio, paradiso, e mi viene voglia di cantare quel... Preferisco paradiso perché... Come San Filippo Neri. È un po' proprio come San Filippo Neri, perché dire sì, sono qua, combatto, faccio, disfo, pulisco, stiro, vivo, ma dentro il mio cuore c'è paradiso. Questa è la cosa che... E qua, poi cominci a pensare tutto, sì, devi combattere con la vita quotidiana, anche con la pigrizia quotidiana, con come si chiama, con tante piccole cose, ma quando hai dentro il tuo cuore quel desiderio di paradiso, penso che tutta la vita va come un soffio. Perché, sì, sì. Perché non, non sia pur di invecchiare, Maria, con il treno. Quello sia davanti il paradiso. No, perché noi pensiamo contrariamente, Padre Livio, che diventiamo più giovani per paradiso. Ecco. Giusto. Perché per noi siamo tutti giovani. Perché in paradiso siamo tutti giovani. Beh, dobbiamo incontrarci con chissà, con Parkinson, con la essere allettati, essere, non lo so, che non possiamo più camminare, che non possiamo più parlare. Io pensando sempre a Giovanni Paolo II, ma... È nostro purgatorio qua, giusto? Io ma credo. Scusa, che... scusa, ma mi permetto di dirti, noi sappiamo com'era Giovanni Paolo II prima di morire, ma dopo 4 ore che era morto, è apparso, quando la Madonna è apparsa a Ivan, c'era a fianco Giovanni Paolo II, tutto radioso, pieno di luce, e che sorrideva e la guardava, quindi... Esattamente, quello, una trasformazione... quello sportivo, sì, sì. Quello sportivo bello e giovane. Sì, sì. Perché con la Madonna, stando vicino alla Madonna, non c'è altro, diventiamo come lei. Quanti anni ha la Madonna adesso? E sembra che le ha 20. Eterna giovinezza. Immagina noi che quando hanno cominciato l'apparizione noi eravamo... più giovani della Madonna, adesso siamo più vecchi della Madonna, per dire, sì, sì. In paradiso non c'è vecchiaia. E lei è nata quando? L'ha detto nel 2000, quando è nata? 2000, cioè lei ha detto che era nata 2000 anni fa, in che anno l'ha detto? Nel 1983 forse. Non mi ricordo, Padre Lio, dobbiamo andare sull'anali, perché ormai con la matematica non sono tanto bravo. Oggi il 5 agosto è 2000 anni dalla mia nascita, ha detto. Mi pare nel 1983-84. Adesso mi dici quanti anni ha o devo chiederle domani sera? Ma lei sorriderà se glielo chiedi. Sì, e speriamo che diventiamo la gioia della Madonna. Speriamo anche noi, perché proprio questo, che pensando alla Madonna il mio cuore si riempie di gioia. Grazie Maria, adesso concludiamo con la preghiera. L'anima mia magnifica il Signore, e mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato i beni degli amati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sé. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Se non lo date Gesù e Maria. Sempre se lo dato Gesù e Maria. Grazie Mario per la bellissima testimonianza che ci hai dato.
Grazie a te Padre Livio, e sempre un pensiero speciale per tutti i radioascoltatori di Radio Maria davanti alla Madonna, per tutti allettati, per tutti ammalati, per tutti quelli che sono nei pensieri, nelle preoccupazioni. Non siete soli, preghiamo con voi, insieme con voi, che Dio vi benedica tutti. E coraggio, grazie. Avanti, paradiso ci aspetta. Buonanotte. Grazie Maria, speriamo il più tardi possibile comunque. Ma anche quando è volontà di Dio, perché noi vogliamo vivere volontà di Dio, Padre Livio. Poi sì, però, se per Dio va bene domani. Mi dispiacerebbe lasciare troppo, mi dispiacerebbe lasciare troppo presto Radio Maria, vorrei stare ancora molto. Facciamo una Radio Maria in paradiso. Ecco. Grazie Maria, buonanotte. Buonanotte Padre Livio, grazie a te, che Dio te benedica. Grazie.